Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. Prima di iniziare, per supportarmi e per non perdervi i prossimi video, iscrivetevi al canale e lasciate un piccolo like. Mi trovate anche su Instagram, mi chiamo Redderick. Iniziamo! Oggi, come potete vedere, ho i capelli bagnati perché ho intenzione di tagliarli un po', perché siamo in quarantena, dobbiamo stare a casa e voglio un po' spuntarli per togliere un po' le punte rovinate. Prima di tutto pettiniamoli. Dividiamoli in due. Io li spunto, quindi taglio solo questa parte finale. Ok. I miei capelli non sono perfettamente lisci. Però magari se fossero stati più bagnati sarebbe stato meglio, così vedevo proprio il taglio. Però li farò lisci e non li asciugherò ricci, così da vedere poi com'è il risultato finale. Ora divido la testa in due sezioni, una parte superiore e una parte inferiore. Così per renderli un po' più scalati. Ora procediamo con l'asciugatura. Mi sono ricordata che da piccola io mi tagliavo i capelli spesso da sola con la frangia, che una volta l'ho fatta veramente cortissima, e poi tipo i capelli corti corti. Ora passo per un po' di piastra perché se no sono troppo gonfi, li volevo più lisci. Ora, dato che vorrei le punte leggermente verso l'interno, uso i due cilindri del Dyson e uso questi più grandi. Ultima cosa che vado a fare è, dato che non mi piace l'effetto schiacciato in testa, vado un po' a cotonarli.
questo è il risultato finale. Questo era come mi taglio i capelli e come me li stiro, come me li acconcio. Se vi è piaciuto fatemelo sapere nei commenti e oppure su Instagram. Iscrivetevi al canale e lasciate un piccolo like. Ci vediamo mercoledì con un nuovo video. Grazie se siete arrivati alla fine. Di seguito vi lascio altri due video che vi potrebbero interessare.